io che ho sempre, come dire, fatto l'igienista, questo è un argomento che nel nostro ambito, nell'ambito cioè della prevenzione di tutte quelle che sono le malattie croniche non trasmissibili, è stato sempre e comunque al centro della nostra attenzione. E devo dire che nel tempo, quello che è un sano, stile di vita e di conseguenza un'alimentazione appropriata, piano piano stanno comunque diventando sempre più diffuse, perché la gente ha cominciato a capire che sono la causa di quello che appunto poi sono una serie di malattie che affliggono, le persone nell'età adulta. La regione si impegna, come vedete, in tanti momenti di formazione, ma soprattutto di informazione, perché grandi e continui sono i cambiamenti. Quindi, eventi come quello di oggi, sono momenti di confronto, di verifica e soprattutto di aggiornamento. Ed è quello che i nostri medici, che sono tutti in tutte le discipline, in tutte le loro attività, i principali interlocutori delle persone e della gente in genere, e ovviamente l'importante è che anche le scuole vengano coinvolte.